Bentornati sul canale di Axias00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Odyssey. Ci apprestiamo ormai ad arrivare alla fine di questa bellissima, meravigliosa serie di Super Mario Odyssey. Tocca al lato tetro, ragazzi, quindi andiamo, perdiamo poco tempo, vediamoci un po' i vari filmati. Io sto andando via dal regno di Bowser, tra l'altro vestito da Luigi in questo momento, perché ci voleva, perché l'ultimo episodio, credo forse sarà l'ultimo episodio, ora non lo so, però l'ultima parte del gioco la facciamo sempre con Luigi, quindi va bene così. Dicevo, sto venendo via adesso dal regno di Bowser perché ho fatto anche un episodio sul come prendere monete semplicemente in maniera veloce, perciò non ve lo perdete sul canale, mi raccomando, se siete in cerca di monete, se volete monete per cercare di arrivare a un quantitativo sufficiente a comprare il vestito, ad esempio, dello scheletro, e potete fare in quella maniera in poco tempo, relativamente poco tempo perché sono 9.999 monete comunque da prendere, ce la fate. Lato tetro, cratere supremo. Cratere supremo è abbastanza inquietante. Guardate il nostro Mario vestito da Luigi, che intreccio sarà di nomi tra Mario e Luigi, questo finale. Comunque, cosa sta facendo qua tutta questa gente? Vorranno vedere noi morire, perire reiterate volte. Allora, vediamo tutto. Prima di tutto il volantino. Qui c'è una sola luna sul lato tetro, quindi luna singola. Non ci sono monete del regno. C'è la musica in sottofondo del festival di New Donk City. Qui abbiamo il cratere supremo, il capolinea per i giramondo più temerari. Tutti i dati non pervenuti a parte come abitanti, conigli, non lo sappiamo, se non lo sapete voi del volantino, figuriamoci io. Comunque, i crateri sono il risultato di collisioni astrali, il padre di tutti i crateri. Questa enorme cavità è il risultato di una collisione con un meteorite avvenuta molto tempo fa. Il devastante impatto ha segnato la fine della civiltà che prosperava sulla Luna. Il nome di cratere supremo ben si addice all'enormità della voragine, che sembra non avere fondo. Lustrini galattici, lo spazio siderale nella sua magnificenza, guardate bello. Viste da qui le galassie brillano in un modo che non sarebbe possibile osservare altrove. Dal cratere supremo si gode di vedute uniche, diverse da quelle del lato oscuro, della luna o della cresta selenica. Se siete in preda all'oscuramento, basterà ammirare da qui la Via Lattea per sollevarvi lo spirito. Le stelle luccicano e si tengono strette le une alle altre, come gli occhi degli amanti. Andrà tutto bene, non siete soli nell'universo. Grazie per chi mi ha mandato la richiesta d'amicizia, ma come sapete ho la lista Nintendo Switch piena, purtroppo. Misteri lunari. Noterete che i soffitti delle caverne presentano depositi minerali simili ai monoliti lunari. Proverranno da qui quelli che sono caduti sul nostro pianeta? Bella domanda questa. Sarà molto interessante anche scoprirlo. Poi abbiamo grattacielo lunare. Sarà l'originale o una copia? Che mistero. A guardarlo da vicino si notano le somiglianze con il municipio di New Donk City, che a detta di alcuni è la diretta ispirazione. Interessante sta cosa. Tubo solitario del cratere. Andremo a vedere un po' cos'è. Sconsigliato entrarci perché ciò che attende l'incauto viaggiatore è una prova così difficile che è all'altezza del nome di cratere supremo. Oh mamma mia. Nelle profondità lunari poi l'interno della grotta è invaso dalla lava. Che cosa nasconderà e quanto sarà profonda? Solo chi avrà il coraggio di esplorarla sarà in grado di rispondere a questi quesiti. L'unica foto esistente è nelle profondità lunari. Ragazzi, questo è la fine, l'ultimo regno di Super Mario Odyssey, e sono abbastanza emozionato per questo. 1. Visitate il misterioso edificio che ricorda moltissimo il municipio di New Donk City. 2. Raggiungete gli spazi più riconditi delle immense e inospitali caverne lunari. 3. Mettete alla prova il vostro coraggio un'ultimissima volta, credo con il tubo. Quindi è l'ultima cosa che faremo. Da quello che ci dice il volantino, la prima cosa da fare sarebbe andare... Che bella questa musica. Lì, al municipio, la fine di un lungo viaggio, come potete vedere. È una rana che... Sono due rane che saltano a turno? No, quasi, però va bene, ok. Era per saperlo. Qui c'è la band, c'è Pauline. Perché c'è Pauline sul lato oscuro della luna? È inquietante, preoccupante. Plessy messo in una pozza. Dorry, anzi, o Plessy, ora non lo so quali dei due. Però va bene. Quello si muove. Avevo visto che si muoveva quella parte. Non è per niente bella la situazione. Qui vediamo un po', dovremmo avere, esatto, le stelle che ci diceva il volantino dovrebbero essere quelle della Via Lattea. Ah, che bello però questo posto. Qui c'è la nostra Odyssey, il bel palloncione della Odyssey. Allora, direi che c'è poco altro da fare qui con questo cannocchiale, perciò procediamo. Andiamo a vedere un po' se ci dicono qualcosa. Fai attenzione, mi raccomando. Pericolo imminente, attenzione. Facciamo tutto il tifo per te. Il tuo coraggio è contagioso. Non sarà una passeggiata, buona fortuna. Non mollare, buona fortuna. Ragazzi, calma, siamo... Non ce la faccio a leggere tutto. Ci riempi di orgoglio. Grazie, ragazzi. Ciao, Pauline. Come stai? Tutto bene? Forza Mario, salta!
Dai, che vestito da Luigi è ancora più bello. Che vestito da Luigi è bellissimo. Noi nel frattempo proseguiamo e direi che, dato che siamo qui, catturiamo una rana in modo da salire il più velocemente possibile di sotto. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Mamma mia, cosa non abbiamo rischiato. No, questa è cattiveria però. Salto altissimo, quello l'ipersalto. Ci voleva con lo scuotimento dei Joy-Con. Ci voleva la cosa. E qui ancora ipersalto. Ci arriviamo, sì. Allora, in teoria il tubo è prima. Quindi facciamo il tubo. Sì, lo so che avrei detto. Che avevo detto che l'avrei fatto dopo, ma è qui. E che vogliamo fare, no? È carino. Ehi, è tornata la forza di gravità. Ah sì? Grazie Cappy per avermelo detto, perché è abbastanza utile questa informazione. Onde evitare di scoprirlo quando non è il momento. Qui ci sono un botto di Goomba da catturare e poi arrivare a quell'affare, che ho l'impressione che sarà molto più difficile del previsto da raggiungere stavolta. Vai, più Goomba possibili. Non lo so perché, ma non mi ispira per niente fiducia. Ma intanto uno l'abbiamo preso. No. Ok. Due. Tre. Vai, vai, vai. Forza, forza ragazzi. Spero che abbia due colpi soli. Tra l'altro ora, sbaglio, gli sono aumentate. Sì, gli spunzoni laterali gli sono aumentati. E ce ne vorrebbe un altro. Proviamo così. No, dannazione, non ce l'ho fatta. Alle rischi. Sapevo che rischiavo a stare di lì. Goomba va. No, sto sciupando tutto per colpa di... Ah, della mia fretta. Bastava fare più con calma e c'eravamo. Io spero che rispawnino questi affari, perché se no... No, non è un problema. Forse anche senza Goomba ce la facciamo. Aspettate un attimo, mi è venuta in mente un'idea. Perché se io salgo qui, il tizio lo posso prendere da qua sopra, quando si porta esattamente qui. Vediamo un attimo, perché ho visto fa il giro, lo aspetto. Vediamo un po' se ce la facciamo. Secondo me sì. Yes. Ma alla grande anche. Wow. Che bello. Un cuore addirittura da 6. Quindi ci riporta tutto e più ce ne dà altri 3. Mo vieni qui ragazzi. Mo vieni qui. Era molto semplice da fare anche da subito, senza i Goomba, farlo da qua sopra, come avete visto. Secondo me era la cosa più semplice da fare. Però questa non l'ho capita. Ah, ci sono le colonne a cui aggrapparsi. Ok, scusate, chiedo venia. E devo capire un po' come funziona. Vai. Perfetto. No. Ma aggrappati Luigi. Dannazione. Ho risbagliato un'altra volta. Zitti tutti che va bene così. Allora, aspettate un po', perché se faccio così forse riesco a muovermi ed arrivare fin là. Mamma mia, cosa non sto rischiando. Lunghi. Perfetto. No. No. Sto perdendo tutto per nulla. Qui era semplicissimo. Ah, io sto odiando sta parte. Allora, forza. Vai Luigi. Ma dove sono finite tutte le sbarre? Le ho perse tutte, dannazione. Ma che è sta storia? Qui ho fatto anche più velocemente del previsto, per la verità, stavolta. Ok, poi così. Ora aspettiamo. E ora lunghi. Luigi, vai. Luigi, cosa diamine è successo? Dai, aggrappati. Zitti, zitti, zitti. Che siamo vivi, sbruciacchiati. Ma sbruciacchiatissimi, ma vivi. Ora, questa zona. E non l'ho capito, la visuale. Forse ho premuto R per sbaglio sui Joy-Con. Sì, lui mi dice di andare qui, ma a me mica piace sta cosa. C'è da capire bene cosa diamine fare per passare di là, perché bisogna andare a palla. Meno male ho preso tutte queste monete con il metodo che, ripeto, trovate in video che è uscito prima di questo episodio, perché altrimenti mi sa che ne avrei perse una quantità industriale e ci saremmo trovati a zero. Grandi ragazzi, grandi, come l'ho fatto. Ho saltato tutta quella parte lì, tra l'altro anche la sbarra lassù in alto. Di poco, ma ce l'ho fatta. Ora, io qui devo capire come fare a fare tutto ciò, perché non è per niente semplice.
e credo che vadano. Esatto, bisogna prenderci il tempo e. Ed è un casino. Proverò a stare con questa visuale. Vedere un po' se. Ah, da quello alto si viene proprio fregati. Vai. Proviamo a fare così, scusa. No! Mario Luigi, vai! Dannazione. Dai, che forse ce la facciamo. Ok, qui. No! No! Dov'è l'arrivo, dannazione? Facciamo così che facciamo prima? Ok, sono arrivato, ho perso un quadriliardo di roba, ma un cuoricino, grazie, grazie, grazie mille, molto gentile. Quella parte lì è assurda, però l'importante è averla fatta ora. Questa parte, con i Fudubu, anzi con i fiammotti, dove c'è da andare? C'è da andare là praticamente? Dov'è la fregatura? Perché a me mi sa tanto di fregatura tutto sto posto. Quindi vediamo un po' se riusciamo a non farci fregare. Là c'è un pomodoro che dovremmo andare a prendere, perché ci sono delle monete alte, ma sinceramente non me ne frega più di tanto. Non adesso, al momento. Io vorrei arrivare vivo dalla parte di là, tipo adesso. No! Mario, che c'era? Ah! No, devo andare da quel punto interrogativo, ragazzi. Ci devo andare per forza. Ci potrebbe essere un cuore che mi potrebbe servire moltissimo qui. Quindi devo vedere. C'è un cuore, in effetti. Preso, bene. L'abbiamo ripreso, quello che abbiamo perso. Probabilmente lo riperderemo un'altra volta, ma... Vai ora. No! Devo riprendere un fiammotto? Quindi devo tornare indietro? Come funziona? Aspettate un attimo. Sì, devo riprendere uno di questi. Ah, ok, allora, alla grande. Ci rivediamo lì sopra, quell'altra piattaforma. Tanto ci dovrei ritornare abbastanza bene. Disse lui prima di morire. Ma, dettagli. L'importante è essere ritornato qui. Anche se con un solo cuore, in pratica ho fatto un casino di roba per nulla. Però con il fiammotto. Questa parte è semplice, perché l'ho presa un po' troppo io, veloce. Ma se no è semplice. Però la parte più difficile di questa specie di prova è quella con con i blocchi che ti... Che praticamente vanno a palla sotto ai tuoi piedi. Quindi... Oh! Dannatissimi! Quelli non li avevo visti. Quelli sono vigliacchi, proprio. Allora, come facciamo qui? Facciamo così. Poi questo lo alziamo. E saltiamo via. Ah... Bravi, volate di sotto anche voi, che mi fate un piacere, grazie, molto gentili. Ok, qui invece che devo fare? Qui devo stare attento a non volare di sotto io, che è una cosa abbastanza semplice. Bravo Ale, perfetto, perfetto. Quello l'abbiamo spostato, quel tanto che bastava per volare di sotto. Vediamo un po' se ce la faccio a volare di là. Oh, non ci riesco, se non altro non sto cadendo. Tra l'altro non posso spostare la visuale più di qui, che è un problema. Vabbè. Andiamo da qui? Ok. Ah! Via! Dove devo andare? Senti tutti che ce l'ho fatta! Senti tutti che ce l'ho fatta senza abbassare quella parte lì. Non si sa come mai è andata. Ora, la fregatura dove sta? Sta nel fatto che qui ci si ghiaccia con quell'acqua. E io devo andare a palla fin là? Oh mamma mia, no 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 no, buoni 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 buoni, come funziona qui la cosa? Aspettate un po', fatemi capire, tanto il tempo non c'è. Vai Luigi, giù giù, muoviti! Mamma mia come l'ho presa bene, ok perfetto. Loro dovrebbero arrivare fino a lì, quindi non dovrebbero dare più di tanto fastidio. Perciò aspetta Luigi, per l'amor del cielo aspetta. Non fare castroneria adesso che siamo in fondo. C'è Yoshi! Ma che bello Yoshi! Grande Yoshi! Qui c'è niente da prendere? Sembra di no, però... Però... Non è che qui con i fiammetti, ma non ci si arriva col fiammotto. No, 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 qui non ci si arriva. Questa la dicevo, questa sembra quasi una scorciatoia. Era abbastanza interessante. Vieni Yoshi! No, aspetta, ti devo catturare, è vero, in questo caso. Ora, allora, vediamo un po'. Tieni premuto B per fare il salto svolazzante. Perfetto. Dove... No, non posso premere R? Ok? No? Va bene. Dove devo andare? Ah! Che bello! Che zona tranquilla questa! Perfetto. Facciamo i salti in lungo con il nostro Yoshi. Ma lo prendere...
la lingua, Ale. Non ho ripigiato la lingua e devo rifare tutto da capo. C'è un cuore qua dietro, guardate. Ve l'avrò montato sicuramente da dove sono passato, perché è abbastanza importante quel cuore, nel caso ci è arrivato. Io purtroppo sono arrivato con 3 qui, peccato, perché sennò sarebbe stato un cuore supplementare e sarebbe stato ottimo. Però peccato. Vai Yoshi, prendi più monete possibili, che almeno se moriamo ritorniamo in vita. Vai così. Ora, qui dovrei stare qui in teoria. Mamma mia, questo fa molto Crash Bandicoot. Qui dove... Sì, lassù non c'era assolutamente niente, perciò ok. Ho come l'impressione che questa zona mi fregherà ampiamente. E ho come l'impressione di aver bisogno di Mario più che di Yoshi, perché quei cosi lì tendenzialmente vanno colpiti. Vabbè, proviamo a tenere Yoshi finché è possibile. Poi vediamo un po' che succede, va. Perché questi affari mi disintegreranno queste piattaforme, già me lo immagino. Però forse mi potrebbero anche servire a qualcosa. No! Per quale oscura ragione io ho provato a salire lassù in alto? Perché? E arrivo qui fino a 6, con 6 cuoricini, senza aver preso neanche il cuore di là, ragazzi. Sto imparando, piano piano. Allora, sopra dove volevo andare prima io c'è un cuore, che mi è totalmente inutile al momento. Quindi io lo eviterei proprio, come la peste, e proseguirei su quel... su questo coso verde. Quindi seguiamolo, zitti zitti, calmi calmi, tranquilli e rilassati, senza... stare a fare grandi cose. Non mi interessa neanche rompere questi blocchi. Proprio non li voglio neanche toccare io, questi blocchi proprio. Vediamo un po' se c'è verso. Non lo so, magari salire sopra in maniera un po' più tranquilla. Tipo facendo così. Poi lunghi. Magari ho fatto il salto in lungo perché non sapevo dove sarebbe arrivato. Tipo adesso io posso arrivare fin qui dall'enigmicia. Ciao Enigmicia, quant'è che non ci vedevamo? Come stai? C'è solo un episodio, 2 massimo. Benvenuto, viandante, benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere a un mio quesito? Forse ci darà lei la luna, l'unica luna che è in questo mondo. Sai dirmi il nome dell'unico regno che io, l'Enigmicia, non ho visitato? Oh diamine. Il regno dei funghi. Il resto c'erano tutti. Sì! Grande mio caro latore di responsi corretti, ti prego di accettare questo mio dono. Grazie mille. Cosa? Ah, un cuore da 6. Ok, l'avevamo. Non è che puoi andare a 9, già che c'eravamo io. Avrei preferito un 9. Ma se spengo tutte le fiamme qui, da monetine basta. Aspettate che provo e ci rivediamo al Pial nel caso. Ok, mi ha fatto l'applauso. Ma se riparlo con te. Ah, mio caro viandante, il tuo copricapo compagno di avventure, complimenti! Avete risposto correttamente a un quesito in ognuno dei regni conosciuti. È giunto il momento del gran finale. Meno male ci ho riparlato, stavo per andarmene senza parlarci. E quale tra le seguenti cose non sono in grado di fare? Controllare la gravità? Resistere alla sabbia? C'era nel regno delle sabbie. L'acqua era nel regno del mare? Però era fuori... No, era sott'acqua. Figuriamoci. Coltivare i fiori era nel regno della selva, perciò controllare la gravità. No. Ti tocca tornare sui tuoi passi e iniziare di nuovo. Però non ho più quesiti da porvi. No! Dannazione! Qual era allora? Perché... Questo era un quesito che forse ho sbagliato a capirlo. Però c'era anche sulla luna, era la gravità. Ah... Sbagliato proprio, l'ho ciccata malamente. L'impressione è che dovrò ritornare fin qui in qualche modo. Non so perché, ma potrà finire così. Chi... Ah! Tic-tac, dicevo, ma che diamine sta facendo sta cosa? No! Non l'ho capita! Aspetta un po'. Quindi, devo salire qui. Ok.
poi farmi distruggere qui. Dopodiché non lo so. Non ho cappi, Ale. Occhio perché non hai cappi. Potrebbe essere un problema questo. Due, tre, sali sopra. No! Zitti, zitti, zitti. Almeno ci sono ritornato qui. Mamma mia. Ok. Bello, 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 bello. Ho saltato male. Ho saltato decisamente molto male. Scusa. Cappellino. Gentilmente, torna qui. Dove sei? Ridatemi il cappellino. Ok, grazie. Non tornava. Vai così, poi alti e veloci possibilmente, Mario. Mario, vai, grandi, grandi. No, 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 il planosauro, no. Il planosauro, no. Andrà a finire male, non ricordo mai come funziona. Ah, tieni premuto B per planare, aspettate un po'. Ok, quindi è per stare... per stare dritti il B. Quindi lo devo tenere premuto. E scuotere per ritornare più su, perfetto. Anche troppo alti così, no? Sei stati? Gentilmente? Tanto quegli affari dovrebbero partire a razzo. Tipo 20.000 saette nei cieli dovrebbero fare. Per fortuna per ora non mi stanno inquadrando. Le ultime parole famose, solito mio. Dettagli. No! Dannazione, no! Planosauro vai! Mamma mia com'è andata. Ah, qui ci sono le forchette. Che carine. Quante volte morirò per queste forchette? Aspettate un po', fate... Potrà finire male, già lo so. Però ci voglio provare. Zitti, zitti che vabbè. Ah, non mi fa... non mi ci fa andare di là, eh. Ok, d'accordo. Vai ora, Mario! Grandi così e... togliamoci di mezzo. Mi dispiace non aver preso quegli anelli, ma... forse è meglio così per il nostro povero disgraziato di un Mario. Guardate chi c'è. Il dipinto. Quello che forse ci potrebbe portare al, al Regno della Luna nella cattedrale. Ma quindi forse ci devo andare col planosauro io fino là. Che è possibile peraltro. Perché da qui non ci si va in nessun modo. Bisognerebbe usare il planosauro. E ormai è andata, dovrò rifarlo quindi per conto mio. Però abbiamo visto dov'è l'ultimo... mi pareva troppo strano, fosse già finita. Abbiamo visto dov'è il dipinto. Quindi, bene, ne sono felice. Ora, questi se non li tocco, spero che non mi disturbino. Spero. Vediamone il più possibile di questi affatti. Perché respawnano? Ma c'è qualquadra che non cosa, qualcosa che non capisco. Ma qui sotto c'è... c'è il vuoto? Non lo so. Non so cosa diavolo. Cosa devo fare io qui? Forse devo stare fermo. È la, la mia piattaforma che si sta muovendo, non le altre piattaforme. No! Sapevo che sarebbe stato un errore enorme toccare questo. Un errore non enorme di più. Dannazione, dannazione. Che idiota. Era la mia piattaforma che si muoveva. Non ci avevo fatto caso. Vabbè, ci dà l'opportunità di entrare nel dipinto col planosauro a questo punto. Prendiamola per il verso giusto. Rieccoci tornati all'inizio perché volevo vedere se ci aveva detto... cioè, se ci ridà la stessa... non sono in grado di fare. Sì. È un problema. Coltivare fiori, in effetti. Sì, ok, grande. Ma perché non ci ho pensato prima? Mi è tornato in mente che era nel regno della selva, però come fa a coltivare fiori lei? Sei un tipo parecchio sagace, ma non è ancora finita. Immaginavo che sarebbe stato così semplice. Se pensi che... te lo dica immediatamente, come sempre faccio, di modo che tu possa provarci di nuovo. Ti sbagli. Passiamo al prossimo quesito. Quale ricordo della tua avventura serberai con più affetto nel tuo cuore? Sarebbe averti conosciuto, però che il Regno delle Sabbie o un cappello parlante. Un cappello parlante, dai. No. Hai dato questa risposta per scherzo? Ciò significa che ti toccherà rifare tutto dal principio. Oh, mamma mia. Vabbè, almeno provo ad andare a prendere... con il planosauro e il dipinto. Almeno questa run non sarà del tutto inutile, se non altro. No. Proviamo a averti conosciuto. Ok, è andata bene stavolta. Chissà se è davvero così, mio caro viandante. La tua risposta mi lusinga. Ho ancora qualche domanda in serbo.
tipo, comunque ridà le solite, tutte le volte ridà le stesse domande, per fortuna. Ancora due quesiti. Perché pongo quesiti alla gente? Per illuminare la via. No! Dannazione, purtroppo è una brutta notizia per te. Mi ispirava la risposta. No! Proviamo a averti conosciuto. Dai! Ok, è andata bene. Chissà se è davvero così, mio caro viandante, la tua risposta mi lusinga. Ho ancora qualche domanda in serbo. Tipo... ancora due quesiti. Due, wow. Perché pongo questi quesiti alla gente? Perché pongo quesiti alla gente? Perché ti diverti. No, dannazione! Ma qual è allora? Ah, ti tocca ricominciare tutto da capo, me lo immagino. Per chiacchierare. Ok, ma vieni qui. Forse dovrei smetterla di sorprendermi quando rispondi correttamente ai miei quesiti. E l'ultimo? Questo è l'ultimo quesito. Ok, ragazzi, quali saranno le mie ultime parole prima del nostro commiato? Sei stato fortunato o hai barato? Una delle due. Sei stato fortunato? No, hai barato. Sono quasi sicuro che volesse dire che avevo barato, ma ciò non toglie il fatto che dovrà ricominciare dall'inizio. Lo so. Sono quasi sicuro, davvero. Hai barato, era proprio... era l'ideale, però anche sei stato fortunato, hai tirato a caso, ci diceva sempre, ve lo ricordate? Non hai barato. Ci eri così vicino, ma così vicino, più vicino non si poteva. Non hai barato. Forse grazie, allora, invece che... hai bleffato a questo punto, mi sembra strano. Ah. Yes, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta, ci sono arrivato finalmente col planosauro. Mamma mia, entriamo dentro a questo dipinto che ci porta dove? Che le lune le abbiamo viste tutte. Ad essere Bowser. Ci porta ad essere Bowser principalmente. Ma è la fine della boss fight, no? Cioè, la boss fight finale questa. Quindi con questa la rifacciamo? Volete dirmi questo? Sì, lo so, ho preso una botta clamorosa, ma vabbè, tanto siamo Bowser, possiamo disintegrare quello che... vogliamo quando ci pare piace. Io provo a passare di qua. Ok. Spacca tutto. Spacca anche... no, bravo. No, dietro. E ora via di qui. Dandy. No, è diversa. Mi sembra diversa questa, francamente. Mi sembra la stessa boss fight classica. Comunque, noi vediamo un po' di passare qui nel centro. Non so se ci sta inseguendo qualcosa, tipo dobbiamo fare veloce. Io lo sto facendo a palla, ma non ne sono sicuro. Sono volato di sotto, da qua. Non è la boss fight finale, è diversa. E dove ci porta tutto ciò? Giusto per curiosità, perché a questo punto sono decisamente molto, molto curioso di vedere dove mai andremo a finire. Aspettate, ma laggiù sotto c'era il dipinto. Quindi noi abbiamo fatto un tragitto con Bowser. Per... poi... dare dove esattamente? Aspettate. Che vuol dire? No! The end? No! Thank you! Ah, allora li accendo tutti, eh. Allora li provo a accendere tutti, dai. Thank you, no, ma che bello. Sediamo qui. Poi di sopra, così almeno li accendiamo. Non so se lo devo fare, però è bello farlo. Che figata che è questa. Thank you, comunque c'è scritto, ragazzi. Ma che bello. Ma grazie a voi di avermi fatto giocare, di aver creato un gioco del genere. Ma grazie a voi. Thank you. Bello. Bello stavolta. Non... il cappellino? Gentilmente, grazie. No, perché bella la scritta thank you, ma dammi il cappellino, gentilmente. Dove andiamo a finire adesso da questo tubo? Siamo riusciti? Ma io non ho fatto la parte normale di questo casino, quindi... è un problema tutto ciò. Tutto ciò potrebbe essere un problema. Facciamo così, lo divido in due questo video. La fine di un lungo viaggio. Dobbiamo fare la parte normale noi lì dentro. Viene tutto teorica. Vabbè, ci ritorneremo magari. Nel frattempo proseguiamo. Dai, no, non posso tagliarlo qui. Dai, sarebbe cattiveria nei vostri confronti tagliarlo qui. Vediamo un po' di andare alla replica di quello che è l'edificio. Ne abbiamo fatta di strada insieme. Già, capi. Ma proprio un bel po' anche. Abbiamo visitato tanti regni diversi.
Eh sì, cappi. Quelle sono monete, cappi. Di certo non è stato tutto rose e fiori. Eh no, però insomma è andata. Me le ha tolte. Dove sono? Dannazione, non le vedevo più. Guardate, farsele cadere tutte in testa è una soddisfazione estrema, però, eh. Ah, che bellezza che è questa. Che bellezza, ok. E in effetti sono tante lì, eh. Se ce le rimette tutte le volte che usiamo un checkpoint qui sopra, e questo regno quasi quasi conviene più andare lì. Devi dire altro, capi? Più che altro mi devi dire come faccio a salire fino in cima io adesso. Perché io sto facendo l'ipersalto e in cima non ci arriva. Di poco. Ah, è qui davanti, ok. La strada giusta è questa. Quindi andiamo qui. Poi altro bell'ipersalto e saliamo quasi in cima stavolta. Ma pensa a tutti i cappelli che abbiamo visto. E in effetti. Anche a tutte le castronerie e gli errori che abbiamo fatto, più che altro. Aspetta un attimo. Devo arrampicarmici con Mario oppure ci vado con Cap? No! È cambiata anche la musica. Che bello. No, aspettate allora. Ci provo, esatto. Con il nostro Mario Luigi che sale su in alto nel cielo. Guardate che sfondo che c'è. E che musica, tra l'altro. Andiamo più veloci della luce per arrivare in cima. È stata un'avventura davvero speciale. Ho il magone addosso, ve lo giuro, è una tristezza. Grazie, Mario. Stare in testa a te è stato in onore. Eccole qui, l'ultima multiluna. Era una multiluna allora l'ultima. Da tre. Che bello. È stato un onore per me giocare a questo gioco, altro che. La fine di un lungo viaggio. Hai ottenuto una multiluna. Che bello. Hai ottenuto il cappello dell'invisibilità? Infatti dicevo, ma che fine ha fatto Mario? Ma è un bug? Vedo l'ombra e basta. Aiuto, help me. Ok. Perfetto. Ma che figata che è questa. Ok, allora fatemi vedere una cosa, perché non ricordo se la lista delle catture ne mancava ancora una o no, perché altrimenti faccio magari un video supplementare dove vi farò vedere l'ultima cattura, che tecnicamente è, mi avete detto, la pianta, quella piranha veleno nel regno delle selve, della selva. Quindi potremmo anche andare in teoria a prenderla senza grossi problemi. E poi fatemi sapere se volete vedere, magari davvero lì in un episodio aggiuntivo, l'ultima parte di quella zona, che noi non so se l'abbiamo saltata facendo come abbiamo fatto o meno, però fatemi sapere in un commento, nei commenti del video, se la volete vedere o meno. La vela dell'Odyssey è diventata d'oro. Ok. Nella sala nuziale è apparso un nuovo ritratto di Bowser. Ah, allora c'è diversa roba da vedere ancora. Allora facciamo così, per questo video ci salutiamo qui. Comunque abbiamo fatto il percorso finale. Yes, grandi in questo modo. Non abbiamo risolto ancora gli enigmi dell'enigmicia. Dannatissima, quindi dovremo comunque ritornarci lì dentro. Perciò, per questo episodio ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Fatemi rientrare qui allora. Sì, no, no, non voglio la prossima meta, voglio ritornare qui. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alla mia pagina Facebook e Twitter, seguirmi su Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di PlayStation Network, di Switch e Wii U. Vi ricordo che ho la lista amici Nintendo Switch piena. Cos'è questa immagine? È l'ombra? Credo. Alla prossima! Ciao!